Oggi è sabato 10 luglio 2021. Nessun giorno è un giorno qualunque, ciascun giorno rappresenta qualcosa di speciale per qualcuno. La storia ci insegna che ogni giorno può avere un motivo per essere ricordato. Il 10 luglio 1991. 30 anni fa si verifica quello che nella storia delle investigazioni in Italia viene ricordato come uno dei più noti cold case, come vengono definiti nei paesi anglosassoni gli omicidi che rimangono irrisolti per parecchi anni, per poi avere una svolta investigativa risolutiva. Un nome che è anche il titolo di una famosa serie televisiva poliziesca statunitense. Si tratta del cosiddetto delitto dell'Olgiata, dal nome della zona residenziale di Roma Nord, dove quella mattina di 30 anni fa viene trovata uccisa nella sua villa la 42enne contessa Alberica Filo della Torre. Quel giorno in casa si sta preparando la festa per il 10° anniversario del suo matrimonio con l'imprenditore Pietro Mattei, che in quella mattinata si trova al lavoro. Il corpo discinto della donna viene trovato dalla sua domestica riverso a terra nella propria stanza, con un lenzuolo macchiato di sangue sul volto. La stanza è chiusa dall'interno e la domestica può entrarvi ricorrendo a una seconda chiave, che usa dopo aver cercato invano più volte di farsi aprire da Alberica chiamandola. Gli esami clinici rivelano che la donna è stata prima tramortita con uno zoccolo e poi strangolata con il lenzuolo trovatole addosso. Le indagini seguono diverse piste. La prima è quella passionale, poi si indaga per rapina e quindi addirittura per presunti legami che si riveleranno del tutto infondati e oggetto di querela, di Pietro Mattei con una vicenda di fondi neri destinati al servizio segreto civile. La mancanza di risultati porta all'archiviazione del caso. Ma il marito della vittima non si arrende e con lui il figlio e la figlia della coppia, nel frattempo divenuti adulti. Nel 2007 Pietro Mattei chiede ulteriori analisi del DNA con le nuove tecniche investigative su tutti i reperti e in particolare sul lenzuolo usato per strangolare Alberica e sul suo orologio. Nel 2011 su di essi vengono trovate tracce di un domestico filippino licenziato pochi giorni prima del delitto per problemi legati all'alcol. I nuovi inquirenti si accorgono anche che 20 anni prima nessuno aveva pensato di ascoltare un'intercettazione telefonica nella quale il domestico trattava con un ricettatore la vendita di gioielli rubati alla donna uccisa. Il cold case è così risolto. Alberica Filo della Torre è stata uccisa perché, uscita dal bagno, aveva sorpreso il domestico da lei licenziato che per vendetta le stava rubando dei preziosi. L'uomo confessa il delitto e viene condannato nel 2011 a 16 anni di carcere. Pietro Mattei, che con la sua tenacia ha permesso di risolvere il mistero, è morto un anno e mezzo fa. Il domestico sarà scarcerato a ottobre prossimo, usufruendo di benefici di legge.